Ciao bambini, oggi vi porto insieme a me in una lettura molto bella che ha come tema un sentimento speciale che fa esplodere il cuore, l'amore. Rosso come l'amore di Valentina Mai. Da principio, semplicemente, aspettavo che arrivassi. Dopo qualche tempo ho cominciato a vederti dappertutto. Ma mi sembravi irraggiungibile. A volte mi è parso di averti trovato. Ma eri molto diverso da come ti avevo immaginato. Cominciavo a pensare che avrei dovuto accontentarmi, che non facesse poi tanta differenza. Improvvisamente ho capito che dovevo fermarmi e cominciare a guardarmi dentro. E allora che mi sono arreso all'idea che tu non esistessi. Quando penso che ti avevo così tanto cercato. Mi sembra una follia. Per trovare l'amore bisogna innanzitutto cercarlo. Bambini, quello che mi piace tanto di questo libro è che l'uccellino all'inizio è un po' triste perché intorno a sé non trova l'amore, ma poi capisce che per trovare davvero l'amore deve guardare dentro di sé. Ma qual è quella parte di noi dove si concentra tutto l'amore del mondo, sia quello che noi diamo agli altri con i bacini, gli abbracci, le carezze, i pensieri e anche tutto quello che riceviamo dagli altri che viene dentro di noi, con gli abbracci degli altri, i pensieri degli altri, le parole degli altri? Questo centro dentro di noi, dove c'è tutto l'amore del mondo, è il nostro cuore. Allora, se guardiamo lì dentro, proprio lì dentro, allora troviamo tutto l'amore del mondo. Oggi, insieme a me, voglio farvi costruire uno strumento speciale. Lo chiameremo il barattolo dell'amore. Perché non sempre intorno a noi abbiamo tutte le persone che ci vogliono bene e a cui noi vogliamo bene. A volte non vediamo la nostra maestra, oppure la nostra mamma è lontana per lavoro, oppure i nonni abitano un po' lontano, così come la zia, e non li abbiamo insieme a noi. Allora, questo strumento speciale in questi giorni ci può far mettere dentro a questo barattolo tutto il nostro cuore pieno di amore per le persone a cui vogliamo più bene. E vi dico un segreto, bimbi: più sparci amore intorno al mondo, più ti torna dentro, ti torna indietro. È come un boomerang. Bambini, l'amore funziona così: tutto quello che dai, come per magia, ti torna indietro. La prima cosa da fare, prima di costruire il nostro barattolo dell'amore, è chiudere gli occhi e pensare intensamente a tutte le persone che abbiamo nel nostro cuore, a tutto l'amore che proviamo per loro. Quindi chiudiamo gli occhi e pensiamo alle persone che ci vengono in mente quando pensiamo all'amore.
Per fare il nostro barattolo dell'amore basta avere un semplice barattolo, di quelli per esempio della marmellata o della cioccolata o dei sottaceti di mamma e papà. Tanti colori, pennarelli o pastelli o penne, matite, quello che avete. Poi dei fogli, una forbice, meglio se con le punte arrotondate, e se ce l'avete, un'etichetta. Un cuore potrebbe essere per una mia amica speciale, che è tanto che non vedo. Magari mi faccio aiutare dalla mamma o dal papà a scrivere il nome. Un altro cuore potrebbe essere, per esempio, per una zia che non vedo da tanto tempo e che in questi giorni mi manca un po'. Un altro cuore potrebbe essere, per esempio, per un mio amico con il quale mi diverto sempre a ballare, a ridere, a cantare e che oggi non è con me. Un altro cuore potrebbe essere, per esempio, per il mio nonno, che non vedo da veramente tanti, tanti giorni. Magari poi li coloro un po', ciascuno un po' alla volta. Li coloro e qui c'è tutto il mio pensiero. Posso fare infiniti cuori. 100, 200 oppure solo 2. Mi faccio aiutare da mamma o papà a scrivere il barattolo dell'amore. E poi posso mettere questa etichetta sul mio barattolo di vetro che adesso magicamente riempirò di tutti i miei cuori e tutto il mio amore per le persone a cui voglio bene che adesso non sono però vicino a me. Poi bimbi, non appena le potrete vedere, magari potete dare un cuore a ciascuna di loro. Secondo me il loro cuore esploderà di felicità. Ciao bambini, grazie per essere stati con me e ricordatevi, dentro il vostro cuore tenete tutto l'amore del mondo. E non dimenticatevi anche di portarlo fuori. Ciao!